Parte con questo episodio una nuova stagione di tutorial su Logic Pro X. Tutti i concetti e le funzionalità di base li trovi nella prima stagione, quindi ora andrò man mano a riprenderli per poterli approfondire e arricchirli di dettagli. D'ora in poi non procederò più necessariamente in forma sequenziale. Diciamo che farò partire più o meno in parallelo o come mi capita le varie stagioni. All'interno, organizzati sulle playlist, ci saranno i vari episodi in ordine fra di loro, però io le tirerò fuori man mano, diciamo, ecco, così un po' come mi capita stocasticamente. In questa stagione ti mostrerò tutto ciò che c'è ancora da sapere sui project, che è il contenitore principale di tutte le nostre attività in Logic. Ne ho parlato nella stagione Basic, nell'episodio 3. Ti metto il link qui in alto e nella descrizione, così se ritieni il caso magari puoi prima guardarti quell'episodio introduttivo per poi proseguire con questo che entra più nel dettaglio. Farò così tutte le volte che mi citerò addosso, ti metterò il link in alto e in basso. Così puoi andarti a vedere gli episodi, diciamo, introduttivi rispetto al tema che sto trattando oppure quelli correlati. E ora andiamo oltre. Per scegliere cosa dovrà fare Logic in apertura, puoi farlo dai settings, che fino alla versione precedente si chiamavano Preference. Nel tab General e Project Handling trovi il pannelletto da cui fare la scelta, ma questo l'hai già visto nell'episodio 29 della serie Basic, e l'ho detto verso il minuto 28 e 30 circa. Dalla versione del momento di Logic Pro, per esempio ora siamo alla versione 10.7.5, puoi aprire progetti salvati da GarageBand o da versioni precedenti di Logic, ma non precedenti alla versione 5. Ma a quel punto Logic ti chiederà di salvare nel formato appunto corrente di Logic. E da qui non puoi tornare indietro, non c'è retrocompatibilità. Da Logic puoi aprire anche direttamente un file MIDI. Logic crea automaticamente un progetto nuovo e lo salva nella cartella di default, che in genere per Logic si trova nella cartella musica, music, logic. Infatti qui ci sono degli untitled che sono documenti salvati in automatico in attesa di un salvataggio con nome. Alla prima occasione, quando tenterò di chiudere questo file, per esempio, Logic mi chiederà di dargli un nome e di salvarlo. Altro aspetto interessante da sapere è che puoi aprire anche più di un progetto contemporaneamente, fino a 20 progetti, per copiare gli elementi tra i vari progetti o confrontare tra loro versioni differenti dello stesso progetto. Quando apri un secondo progetto, appare una finestra di dialogo, ecco, l'avevamo già visto un attimo fa, che ti chiede se de desideri chiudere il progetto già aperto. Adesso lo lasciamo aperto, ma se ti vuoi evitare questa rottura puoi andare a cambiare l'impostazione dei settings, sempre General, qui puoi togliere questa spunta e non ti chiederà più se chiudere il progetto precedente rimarrà aperto. Quindi se hai più di un progetto aperto li trovi nel menu Windows qua in fondo e il progetto con la spunta è quello che stiamo vedendo in questo momento. Ecco, così passo da un progetto all'altro. Quello col pallino è un progetto non salvato. Poco fa abbiamo visto il pallino, eccolo. Poi quando apri un progetto, Logic lo analizza per determinare quali canali sono necessari per la riproduzione. Così carica tutti i plugin necessari in modo che il progetto sia pronto e immediatamente disponibile per la riproduzione, per l'editing. Se invece vuoi impedire che i plugin vengano caricati tutti, per esempio per evitare che vengano caricati plugin di tracce non usate per non appesantire il computer, c'è un settaggio sulle varie tracce che in questo momento non è visualizzato, ma possiamo
attivarlo da qui. Ecco, nel leader delle tracce c'è questo controllo per accendere e spegnere le tracce. Una traccia spenta fa sì che tutto ciò che fa parte di questa traccia è completamente disattivato e non viene caricato nella memoria del computer all'apertura del progetto. I plugin vengono caricati dinamicamente o anche no, in base a un altro settaggio che abbiamo nel project settings, però quindi nei settings del progetto. In general, che lo troviamo qua, carica solo i plugin necessari per la riproduzione del progetto. Veniamo ora alla creazione di un nuovo progetto. Che te lo dica a fare? Insomma, non è che ci sia bisogno di sapere molto di più. Cercherò di sorvolare sulle cose più scontate. E sai già che puoi creare un progetto vuoto, creare uno direttamente nella modalità live loop, o crearne dagli started grids o da un template. Ma volevo soffermarmi ora sulle opzioni che troviamo nel pannello detail quando creiamo un nuovo progetto vuoto. Ecco qui detail, apriamo quest'altra scheda con tutta una serie di opzioni. Queste più propriamente sarebbero le proprietà del progetto, che puoi cambiare anche successivamente a progetto aperto. Comunque ti consiglio, se possibile, di impostare qua tutto ciò che è possibile impostare prima di cominciare un nuovo progetto. Da qui puoi scegliere se lasciare attiva la musical grid, la griglia musicale, che è quella tipica di un progetto musicale. Non usarla ha senso solo per quei progetti audio che non sono strettamente musicali, cioè per esempio per registrare solo il parlato di una voce fuori campo di un video, oppure per lavorare su effetti sonori per il cinema. Nel project ti troverai solo il time code, ma non il tempo musicale, la tonalità e la metrica, che come vedi sono disabilitati già a partire dai details. Quando invece è abilitata la griglia musicale, anche salvando il file audio, poi le informazioni di tempo verranno registrate all'interno del file. In ogni caso, anche questa impostazione la puoi cambiare a progetto aperto, a progetto già creato dal project setting, dal tab general. E le altre proprietà non hanno bisogno più di tanto di spiegazione, c'è la tonalità e il modo maggiore o minore, e la velocità che puoi scegliere numericamente oppure cliccando a tempo su questo pulsante per determinarla in automatico. Ecco, ho fatto una serie di click, ha intercettato in automatico, ha fatto una media rilevando un tempo di 87 bpm. Poi abbiamo la metrica, 4 quarti, che possiamo ovviamente cambiare, è inutile dirlo. E la scelta del device di ingresso e di uscita, la frequenza di campionamento e del numero di fotogrammi per secondo, oltre alla scelta di formati audio che vanno oltre la stereofonia. Quando crei un nuovo progetto, Logic lo salva già nella sua posizione di default, come abbiamo visto nel caso di apertura di un project nuovo partendo da un file MIDI. E andiamo a vedere qua nella cartella Logic che è stato creato, ha creato un ulteriore nuovo file automatico, e quindi di conseguenza poi chiederà alla prima occasione di dargli un nome, di scegliere la posizione di salvataggio e la modalità di salvataggio, se è in formato package o folder. L'ho già detto, qui lo ridico e non escludo di rifarlo. Do per scontato che tu abbia abilitato le funzioni complete negli advanced settings. Così potrai scegliere come e cosa salvare, altrimenti nada. E oltre a questo ti perderai tante altre belle cosette. Salvando un project,
Puoi scegliere se farlo in formato folder o package, pacchetto o cartella, quindi. Scegliendo anche il tipo di risorsa da salvare all'interno del project. Tra questi due formati, dal punto di vista di Logic, non cambia nulla. Puoi scegliere in libertà in base a quello che trovi più comodo. Ecco, quindi il project salvato come package è un file unico, è più facile da tenere sotto controllo se per esempio lavoriamo con cartelle con tanti project, tante versioni dello stesso project, insomma se abbiamo un file solo per ogni singolo project è più facile da gestire, e tutto avviene in maniera, diciamo, trasparente, tutti i suoi contenuti, i file che salva al suo interno non ci vengono mostrati, noi apriamo, salviamo, cancelliamo, spostiamo semplicemente questo file senza preoccuparci di altro. E invece nel formato folder il file viene salvato all'interno di una cartella e all'interno di questa cartella ulteriori sottocartelle con dentro tutti i contenuti, tra cui per esempio i file audio contenuti all'interno del project. E questo in realtà lo possiamo vedere anche dal package, se clicchiamo col tasto destro del mouse possiamo fare mostra contenuto pacchetto ed ecco qua che ritroviamo gli stessi file, quindi diciamo un solo passaggio in più ma comunque abbiamo volendo il controllo di tutti i contenuti. Nel modalità folder comunque dobbiamo aprire una cartella per raggiungere il project e se questo può rendere tutto più complicato se abbiamo tanti progetti su cui stiamo lavorando, quindi la mia opinione è che è molto più comodo lavorare col package, però in ogni caso fai un po' come te pare. Oltre ai tuoi salvataggi, Logic fa in realtà anche dei salvataggi automatici e già sai che puoi definirne quanti ne deve fare di salvataggi perché l'abbiamo già visto, dai setting sempre General Auto Backup e in caso di chiusura inaspettata alla riapertura ti verrà chiesto cosa fare, se usare l'ultimo file salvato oppure quello del salvataggio automatico. Puoi anche salvare un progetto come template e usarlo per creare nuovi progetti. I template sono molto utili per risparmiare tempo, per esempio nella configurazione delle finestre, del mixer e dei plugin. Facciamo un esempio rapido. Ecco, per esempio qui avevo già creato una traccia di strumento di Virtual Instrument, carichiamogli un suono di piano delle library, creiamo una seconda traccia e qua gli mettiamo un kit di batteria elettronica, la 808 per esempio, apriamo il mixer, facciamo una visualizzazione più comoda e poi nel bus master mettiamo un EQ, gli tagliamo le frequenze alte e basse, di questo poi ovviamente ne parleremo, adesso sto facendo delle cose così al volo rapide senza approfondire più di tanto per dare un'impostazione di base a questo project che poi salviamo come template. Possiamo mettere anche un compressore, ok, va bene, diciamo che va bene così. Spegniamo anche questo, li lasciamo spenti, chiudiamo il mixer e salviamo come template. Quindi adesso andiamo a riaprire un nuovo project partendo dai miei template, ecco, vediamo, lo ritroviamo qua
e quindi all'apertura abbiamo già queste impostazioni di base. In stereo auto abbiamo già pronto, predisposto l'EQ e il compressore. Il documento si chiama Entitled e quindi dovremo poi salvarlo. Questo è un ennesimo documento salvato automaticamente. I template puoi anche salvarli in sottocartelle, per esempio con questo creiamone un altro, creiamo delle sottocartelle, che ne so, adesso ecco, creata una sottocartella e qui salviamo questo template. Andiamo a vedere, vediamo che si è creata, è apparsa una nuova cartella sotto My Template e qui dentro c'è il template appena salvato. Questo file salviamolo. Adesso provo a, cioè faccio qualcosa di nuovo all'interno di questo project. Però supponiamo di non voler mantenere queste modifiche fatte e di voler tornare alla versione salvata precedentemente del file. Quindi a questo punto usiamo Revert to, qui troviamo le versioni salvate, salviamo, se ce ne sono più di una, l'ultima sarà la prima della lista. Ovviamente così avremo perso le modifiche fatte nel frattempo. E per finire, per cancellare i progetti dal disco, c'è da dire solo che di fare attenzione, perché quando cancelli un project dal computer che contiene, come abbiamo visto poco fa, tutte le risorse al suo interno, quindi anche delle registrazioni, quindi se eliminiamo dal disco il project avremo perso anche quelle risorse contenute nel project. Forza e coraggio, che sembra che stiamo ricominciando tutto dall'inizio. E invece è proprio così. Dai, è forte.